Onorevole, una battuta in questa serata calda condofurese. L'inaugurazione di un nuovo circolo, temi politici di rilievo nazionale, la centrale a carbone, insomma c'è tanto fermento. Avere riferimenti nel territorio è importante non solo per il PD, ma io direi per tutta l'Italia. Sì, è importante per la politica vive in quanto è presente sul territorio e da questo punto di vista l'appuntamento di questa sera, l'inaugurazione di una nuova sede del Circolo di Condofuri rappresenta per noi un momento importante per due ragioni, perché qui siamo in un comune che è stato sciolto per mafia e si sta completando questo scioglimento e quindi abbiamo all'orizzonte le nuove elezioni amministrative e sappiamo quanto sia importante in un comune sciolto per mafia mettere in campo una squadra di governo che sia a 24 carati sul terreno del rinnovamento e la capacità amministrativa sul terreno della moralità. Ed insieme sappiamo che qui è in atto una sfida per lo sviluppo che punta a riproporre schemi del passato, insomma sarebbe assai singolare se per sostituire il mancato sviluppo della liquichimica di Saline venisse messa una centrale a carbone, la logica è sempre la stessa. Anche se una differenza sostanziale c'è, prima si trattava di soldi pubblici, adesso si tratta di soldi privati, tra virgolette. Ma no, la sostanza non cambia, la sostanza sta nel fatto di un'idea dello sviluppo, allora era la liquichimica, oggi la centrale a carbone che è in contraddizione con quelle che sono le vocazioni naturali di quest'area. Le vocazioni naturali di quest'area sulle quali bisogna lavorare sono appunto l'ambiente, il paesaggio, il turismo, il rapporto tra territorio e cittadino. Non c'entra nulla, diciamo, una centrale a carbone, è un pugno nello stomaco rispetto a quella che è la vocazione naturale, come allora 40 anni fa la liquichimica di Saline è stato un pugno nello stomaco all'idea dello sviluppo che c'era in Calabria. Non è un caso che quella fabbrica è l'unica fabbrica in Europa a non essere mai entrata in produzione. Siamo già scottati di questa idea dello sviluppo e dobbiamo invece pensare a come investire risorse di investimenti sul terreno di iniziative che siano in sintonia con quelli che sono i bisogni del territorio, le vocazioni del nostro territorio. E si è parlato per esempio del fatto che la centrale a carbone deve essere in qualche modo correlata con un'iniziativa nel campo del turismo. Partiamo dal turismo, diciamo, e non partiamo dalla centrale a carbone. Quello è un modo forse sbagliato per pensare a un'idea di sviluppo del nostro territorio. Due domande secche, etica e politica non sempre vanno bene insieme. Si voterà secondo lei a ottobre o ad aprile? Io mi auguro che per il bene dell'Italia che si voti a chiusura naturale della legislatura, cioè ad aprile prossimo. L'unica cosa che non possiamo permetterci di fare è lanciare il paese in un'avventura estiva. Nel momento in cui... I segnali comunque ci sono, lei l'ha detto, Berlusconi che chiede il 51%. Sono fortemente preoccupato di questo. Vedo il rischio che il PDL, che Berlusconi, che hanno portato l'Italia dentro un baratro dal quale Monti sta cercando di ritirare fuori l'Italia, per un calcolo interno di partito facciano precipitare nuovamente l'Italia in una condizione drammatica. Le famiglie pagherebbero un prezzo carissimo a questa ennesima avventura, a questo ennesimo tentativo di rimettere i propri interessi particolari rispetto agli interessi generali dell'Italia. L'interesse generale dell'Italia è oggi lavorare insieme con Monti perché ci sia, insieme alla fase del risanamento, alla fase della crescita economica, dell'occupazione, del lavoro, e quindi ci siano quei mesi per portare poi l'appuntamento elettorale a chiusura della legislatura, ci sia il tempo per cambiare una legge elettorale che fa schifo, ci sia la possibilità di ridurre il numero dei parlamentari, cioè fare una serie di cose di cui l'Italia ha bisogno. Non è che per evitare di cambiare la legge elettorale, per evitare di ridurre il numero dei parlamentari, noi facciamo la crisi a luglio e andiamo a votare a ottobre. Sarebbe una drammatica sconfitta per l'Italia che peserebbe sulla spelle e sulle spalle degli italiani. Il PD calabrese può partire anche da questo circolo di Condofuri? Ma sì, è quello che abbiamo deciso di fare, cioè noi partiamo dai congressi di circolo, abbiamo due finestre temporali per i congressi di circolo, una a luglio e una a settembre, e poi costruiamo un orizzonte per un grande appuntamento di carattere regionale. Io penso che sia giusto oggi pensare all'appuntamento del congresso regionale come un appuntamento che parta dal basso, parta dal territorio. E Condofuri è già pronta per poterlo fare, questo è un segnale molto positivo che sta dentro anche un lavoro che il Partito Democratico ha fatto in provincia di Reggio Calabria, che è quello di ricostituire
un tessuto di presenza dentro un quadro unitario del partito. Oggi il Partito Democratico a Reggio Calabria è un partito unito, forte, credibile, che ha anche portato a un rinnovamento. Noi oggi avevamo qui il capogruppo nostro in Consiglio Comunale a Reggio Calabria e ho ricordato una cosa che forse molti non sanno, che noi in Consiglio Comunale abbiamo 3 consiglieri comunali a Reggio Calabria, tutti e 3 sotto i 30 anni, diciamo. Sfido gli altri partiti a fare altrettanto. Grazie. Perché l'ha fatto? Aspetta, aspetta.